Oggi prepariamo un dolcetto tipico della tradizione sarda, che è anche un dolce di Pasqua. Insieme faremo le pardule, sono semplicissime da preparare e buonissime. Per la ricetta delle pardule sarebbe ideale utilizzare una ricotta di pecora, però in mancanza di questa potete utilizzare anche la ricotta di mucca. Mi raccomando, fate sgocciolare bene la ricotta perché deve essere bella asciutta. Basta metterla all'interno di un collino oppure di un tessuto di cotone pulito e la lasciate appoggiata all'interno di una bascinella con questo collino a scolare anche una notte intera in frigorifero. Il giorno dopo sarà bella, come dire, bella consistente e la potete utilizzare per preparare il ripieno.
Di ricette per fare le pardule ne esistono veramente tantissime. Questa è quella che preferisco io. Ci sono delle pardule che non si sgonfiano in cottura, che rimangono un pochino più alte, però quando le mordiamo hanno proprio la consistenza di un ciambellone, insomma, quasi come se fosse una torta di ricotta. Questa qui invece si sente proprio la crema di ricotta, quindi si sgonfia un pochino in cottura, ma secondo me è più buona. A voi la scelta, io vi consiglio di provare questa ricetta perché è veramente super super buona. Spero tanto che le mie pardule vi siano piaciute, vi mando un bacio grande grande e noi ci rivediamo ovviamente prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao! Ah, e mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto condividetelo, perché in questo modo mi aiutate a far crescere il canale e io posso fare sempre più video ricette e di qualità. Questo è tutto,